E buongiorno, oggi è mercoledì e siamo qua con Leti, consulente di nutrizionista, mia best friend, è una fantastica mamma di due bambini, bellissima, che si occupa anche di dimagrimento, di alimentazione sana. Oggi vi parleremo di un argomento che è molto, di nuovo, è molto delicato. Anche per me, perché io soffro con questo tutta la vita. Si tratta di herpes, è una cosa molto insopportabile, una cosa che fa male quando va a uscire, fa male mentre sta passando, fa malissimo, fa prurito, punge, è fastidioso. Io ho provato tutta la vita a rimediare un po' con teatri oil che passava, con vitamina B che passava, poi dopo parto di gemelli mi ha iniziato con sistema immunitario molto basso, come io allattavo lungo tempo entrambi, l'herpes è iniziato a uscire anche sulla gamba, sul mento, forse mi avete visto con un paio di foto, sul naso, dentro naso, sulla bocca, è molto fastidioso. Quindi adesso parliamo di questo. Quindi Leti, ciao Leti. Ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto benissimo. Ok, allora sono molto felice che hai accettato il mio invito, che siamo qua insieme. Sono felice anche io. Ok, allora cos'è herpes? Allora, l'herpes è un'infezione contagiosa che colpisce soprattutto la bocca, il viso, il naso e a volte anche i genitali. Molto fastidiosa perché crea appunto prurito e anche dolorosa e si manifesta con delle piccole, diciamo, vescicole che poi si rompono e si formano delle crosticine comunque abbastanza fastidiose e pruriginose. Lo so io. Lo sai anche tu. E poi come rimediarla? Cosa fare? Allora, come farla passare in fretta o come prevenire? Allora, diciamo che questa infezione si manifesta soprattutto quando c'è un indebolimento del sistema immunitario, per cui cosa succede? Bisognerebbe cercare di mantenere un sistema immunitario sempre al top. Una cosa, diciamo, molto importante da tener conto è che una volta che il virus è entrato nell'organismo e ha sviluppato l'infezione, nonostante anche trattamenti farmacologici, non viene debellato, bensì rimane latente nel corpo, dove però il sistema immunitario in grado di tenerlo sotto controllo si, diciamo, previene questa fastidiosa infezione. E come prevenirlo? Cosa fare per stare tranquilli o che non ti viene, perché è una cosa veramente fastidiosa? Allora, diciamo che ci sono, come ti ho detto, dal punto di vista farmacologico, sì, c'è qualcosina per cercare di attutire i fastidi. L'ho provato di tutto. Ok, però in realtà poi alla fine fa il suo corso. Quindi, quali sono le cause e come si può manifestare herpes? In che periodi o qual è più grave? Diciamo che l'infezione può manifestarsi in seguito a diverse cause. Una può essere, ad esempio, i periodi di forte stress psicofisico, oppure malattie da raffreddamento, oppure prolungate esposizioni al sole, o anche dei traumi, o anche addirittura alterazioni ormonali. Oppure anche, ad esempio, nei periodi in cui si prendono molti medicinali, tipo gli antibiotici che indeboliscono il sistema immunitario. Quindi diciamo che il modo migliore per prevenire è quello di rafforzare le difese proprio del nostro organismo e quindi del sistema immunitario. Quindi quali sono rimedi naturali che possono diminuire i sintomi o prevenire questo herpes fastidioso? Allora, diciamo che ci sono diversi rimedi naturali. Io ad esempio utilizzo molto il reishi o Ganoderma lucidum. Quindi cos'è il reishi? È un fungo, lo so un po' pochino solo, che ha 150 antiossidanti. Sì.
ed è un adattogeno. È un ottimo antiossidante ed è un adattogeno. Praticamente il reishi, ho detto anche che si chiama poi Ganoderma lucidum, è un fungo adattogeno che viene utilizzato da millenni ormai nella medicina ayurvedica. Ha la capacità, grazie a delle molecole che sono i polisaccaridi, di avere un effetto antitumorale e immunostimolanti. Inoltre contiene tantissime vitamine del gruppo B, è ricchissimo di sali minerali come il ferro, il calcio, il potassio, il rame, zinco, germanio, insomma è veramente ricchissimo di principi attivi. Ha capacità antinfiammatoria, analgesica ed è anche un antidolorifico naturale, che serve proprio nei casi sia di infiammazione che nelle situazioni in cui c'è presenza appunto di dolori. Infatti il Ganoderma apporta benefici nel trattamento delle infezioni, anche dell'influenza, delle micosi provocate ad esempio dalla candida. In più contiene molte sostanze antiossidanti, come dicevi tu, ben più di 150, e questo grazie alla vitamina B, C, D, che hanno appunto la capacità di contrastare i radicali liberi presenti nel corpo. Inoltre è utile anche in caso di insonnia, perché è proprio un calmante naturale, ha benefici per quanto riguarda anche la pressione arteriosa, e in più una cosa che è molto importante, che accelera il metabolismo del nostro corpo, quindi praticamente aiuta a bruciare più grassi, i grassi più velocemente. Il reishi va preso naturalmente abbinandolo con la vitamina C o con del succo di limone spremuto, oppure tramite delle pastiglie che contengono proprio vitamina C. Questo perché ne migliora le proprie qualità, le proprie proprietà, quindi assumere la vitamina C abbinata al reishi serve appunto per avere degli effetti più evidenti. Sì, l'ho sentito anche di studi antitumorali che hanno fatto sui topi, era un studio bellissimo. Noi vi ringraziamo per esserci stati con noi. Chi si vorrebbe arricchire con informazioni, certo, più dettagliati di reishi, vi alleghiamo un articolo dei dottor Bianchi, che è molto bravo in questo settore, e potete leggerlo sotto, certo, il nostro video, dove spiega tutto, proprio tutte le proprietà e tutti i campi in cui può essere utilizzato appunto questo elisir di salute. Sì, si chiama anche fungo di antimortalità. Di lunga vita. Ah, di lunga vita, sì, è bellissimo. E allora anche sotto video vi mettiamo sia dove trovare tutte queste cose, perché abbiamo studiato un po' dove sono, perché un fungo per dare benefici non può essere cresciuto su una terra dove sono tossine, perché il fungo, come sapete bene, assorbe tutte vitamine ma anche tutte le tossine, quindi non vogliamo metterci tossine dentro corpo, quindi devono essere terre certificate. Noi abbiamo studiato un po' dove trovare questi funghi certificati e consigliati anche dal Ministero della Salute. Certo. Quindi vi mettiamo tutto sotto video. Grazie mille per esserci stati di nuovo. Vi mandiamo un grande bacio e vi auguriamo una settimana di successo. Ci vediamo prossima settimana con un altro argomento. Chi vorrebbe sentire qualcosa specifico, che lo scrive sotto nei commenti, esatto, o di Letizia Palomba o di me, che sono Sissi Scova, già ci conoscete bene. Quindi aspettiamo i vostri commenti e ciao, arrivederci. Ciao.